Ciao ragazzi, ben trovati a chi è abitudinario di questo canale che sta piano piano crescendo. Ben trovati a tutti voi. Fatemi anche salutare le persone che piano piano si stanno iscrivendo a questo canale. Un canale che volutamente, a differenza dell'altro mio canale, non pubblicizzo. Perché voglio che cresca in maniera naturale. Ecco, questo è il discorso. Tendenzialmente, quando si apre un canale, si va a pubblicizzarlo a più non posso, amici, amiche, condivisioni sui social, nei gruppi. Funziona così, inutile stare a dire stupidaggini, per cercare insomma di accelerare appunto gli iscritti al canale. Invece, in questo mio canale, in cui parlo proprio della vita di tutti i giorni, di riflessioni personali a cuore aperto che condivido con voi, volutamente ho deciso di non fare così. Quindi credo sia doveroso ringraziare doppiamente chi piano piano sta entrando in questo canale. Se non sbaglio, abbiamo superato i 280 iscritti, e sono contento insomma che piano piano stia crescendo. Non ho fretta, non ho niente, ecco, perché ci tengo che la maggior parte degli iscritti siano attivi in questo canale, mentre magari quando pubblicizzi un canale per fare numeri grossi capita che uno spicchio poi alla fine non è attivo e non partecipa. Invece io voglio che la maggior parte degli iscritti a questo canale sia partecipe in quelle che sono le mie riflessioni. Ne approfitto anche per invitarvi a commentare i miei video, facendomi anche domande, ok? Dove magari vi rispondo senza massima libertà. Oggi condivido con voi, qui ripeto parlo di vita di tutti i giorni, condivido con voi un aspetto di una tristezza clamorosa. Voi sapete, io tendenzialmente vado controtendenza quando si parla di giovani di oggi, di nuove generazioni. Vado spesso in controtendenza perché oggi si dice che sono generazioni perse, generazioni senza valori, e quant'altro. Gli si dà contro in maniera pesante. Io poi sapete bene, in più di un video invece ho ribattuto a questa situazione, a questa lettura delle generazioni ultime, dicendo che, avendo appunto la fortuna di lavorare insieme a dei giovani, che in realtà non è così. Ecco, diciamo che tendenzialmente non è così. Però, ahimè, esperienza diretta, ecco, preferisco non scendere troppo nel dettaglio, però ahimè, quello che sto per raccontarvi può sembrare una banalità, ma dalla banalità spesso si hanno indicazioni sull'impronta educativa che i ragazzi hanno. E allora vado a raccontarvi una storia che, vi ribadisco ancora una volta, reputo di una tristezza clamorosa. Mi tengo sul generico perché è giusto farlo. Giovani di 20 anni, mettiamola così, decidono di ritrovarsi, di andare a passare una giornata insieme al centro di Roma. Passano la giornata insieme e quant'altro, poi arriva il momento di andare a mangiare. E uno di questi giovani si accorge solo in quel momento di aver dimenticato il portafogli a casa. Quindi questa persona si è ritrovata senza soldi in giro. Allora, chiaramente da parte sua questa persona ha la colpa di questa dimenticanza importante, insomma. Quando uno esce da casa, la prima cosa che controlla: chiavi di casa, telefonino, portafogli, e va bene. Quindi ci sta tutto e va bene. La cosa disgustosa è che la persona chiamata in causa, in maniera, no, disgustosa non lui, fatemi aspettate un attimo, perché ho fretta ad arrivare al dunque. Però per me è importante anche l'approccio di come si arriva. E quindi questa persona nemmeno ha chiesto se qualcuno poteva,
anticipargli i soldi, comprargli un panino che poi gliel'avrebbe assolutamente ridati. Nel senso che si aspettava una cosa del genere. E così. Si mettono a fare la fila per comprare da mangiare in un nodo fast food. E dicono a questo ragazzo che ha dimenticato il portafogli, dicono: tu che intanto non ti devi comprare da mangiare, tienici il tavolino. E lui, con nonchalance, con leggerezza, lo fa, convinto del fatto che ci pensavano, insomma, gli amici, i presunti amici, a prendergli un qualche cosa da mangiare. Ebbene, dopo un po', dopo la fila, tornano tutti al tavolo, ognuno col proprio panino. E per questo ragazzo nessuno aveva avuto la spontaneità d'idea di prendergli qualcosa da mangiare. Quindi, per farvela breve, tutti a mangiare al tavolo, con uno a guardare. Allora, può sembrare un racconto banale di primo approccio. Banale non è. Quantomeno per me non è banale. Perché se trascuri, se prendi con leggerezza certe cose, allora potresti dare un'impronta del genere ad altre dinamiche della vita. E a me dispiace. A me dispiace perché pensare che giovani si comportino in questo modo mi porta a pensare per forza di cose, a fare una valutazione, e cioè che ragazzi che si comportano in questo modo partono da una base educativa di merda. Ragazzi, scusate, quando ci vuole, scusate per sta parolaccia, ma educazione di merda è, secondo me, la descrizione migliore per raccontarvi questa storia. A me è capitato di trovarmi sia nella parte di questo ragazzo, sia nella parte di coloro che hanno dovuto acquistare qualcosa da mangiare per un amico che erroneamente ha dimenticato i soldi a casa. Ma proprio nemmeno c'è da dirlo, cioè, capito, la spontaneità, e nessuno mi venga a dire che i ragazzi d'oggi non hanno i soldi in tasca, eh? Altra cazzata, non diciamo stronzate, ok? Mi sono trovato in entrambe le cose, e nella prima anche io sono stato restio a chiedere. Però poi mi sono trovato qualcosa da mangiare, nel senso è venuto naturale a uno degli amici invitarmi a comprare da mangiare. Poi chiaramente ho restituito quello che dovevo restituire. Sono cose che capitano. O c'hai i soldi sani, o non c'hai il bancomat appresso. Può capitare una volta ogni tanto una dimenticanza del genere. Mi sono trovato anche nella situazione opposta, in cui chiaramente ho offerto da mangiare senza pretendere nulla. Io sono fatto così, non esiste proprio. Ma seppure uno volesse pretendere, è un suo diritto. Insomma, non credo che per quanto costerà un panino, 8, 9, 10 euro, per 10 euro ci stanno problemi. Ma la cosa che mi fa male, schifo, è come sia possibile solo immaginare di stare intorno a un tavolo tutti a mangiare con uno che vi guarda. Mi dispiace, è un comportamento schifoso, ma soprattutto è l'impronta dell'educazione che alcuni ragazzi hanno. Davvero, ragazzi, davvero non so proprio cosa dire.
Ditemi un po' nei commenti cosa ne pensate. Io so davvero, queste sono le cose che mi amareggiano più di tutti, vi giuro. Sono le cose che più di tutti mi amareggiano. Bah.